Amici, benvenuti sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Oggi siamo a bordo di questa Golf, una Golf 8R in modalità performance pack, quindi macchina da 320 cavalli, dove siamo intervenuti pesantemente, cioè non pesantemente, però diciamo abbiamo fatto diversi lavori per incrementare il sound e soprattutto le prestazioni. Adesso la proviamo in strada, quindi la mettiamo in race, quindi già qua sound, anche se abbiamo i finestrini chiusi, si sente. Purtroppo non è una pista, per cui è uno dei pochi posti a Milano dove si riesce a tirare un pochino. La macchina è cambiata molto, anche perché abbiamo lavorato sulle linee di scarico andando a togliere l'OPF e linearizzando tutta la linea fino al posteriore, che ha un terminale a Krapovic con valvole. Chiaramente con il tasto race le valvole vengono escluse e ovviamente si ha questo genere di sound. Ecco, per quello che è possibile, diciamo, calcoliamo che siamo sempre in una strada pubblica, quindi non possiamo tirarla più di tanto. Comunque l'abbiamo provata prima e la macchina è già una macchina altamente performante, perché come dicevo questa esce con il pack da 320 cavalli rispetto a quelle normali che escono con 300 cavalli. Però con questa rivisitazione della parte elettronica, dove abbiamo appunto ottimizzato i parametri sempre rimanendo all'interno di un discorso di affidabilità e lavorando sullo scarico e sull'aspirazione, contiamo di aver guadagnato circa un 45, quasi 50 cavalli. Quindi è una macchina che arriva grosso modo a 370 cavalli, quindi non è roba da poco, non è roba da poco. Quindi il sound adesso, purtroppo, ripeto, non possiamo rischiare più di tanto, anche perché cerchiamo sempre di non rischiare con le macchine dei clienti. Ecco, altra cosa, avete sentito adesso, mi stavo dimenticando, un altro lavoro che abbiamo fatto è l'irrigidimento dell'assetto, perché ovviamente una macchina di questo genere, che già esce con un assetto sportivo, andando a incrementare di 50 cavalli, una delle cose principali da sistemare è il discorso dell'assetto, quindi ammortizzatori Bilstein e molle della Eibach. Abbiamo ribassato di circa 20 mm quello che è il baricentro, che questa macchina esce già con un assetto più basso rispetto a quella alla versione senza il pack, quindi abbiamo abbassato di altri 20 mm. Adesso la macchina non ha movimenti assiali di nessun genere, la sto guidando io, ovviamente ve li trasmetto per quello che sono le mie sensazioni. Comunque vi posso garantire che è una macchina che non si corica e non si imbarca minimamente, pur mantenendo comunque un livello di comfort ancora decentemente buono. È solo quando si prendono magari delle buche secche, qualche tombino, roba del genere, che ovviamente si sente che l'assetto è un assetto rigido, però devo dire ne ho sentiti di molto peggio. E altra cosa che abbiamo cambiato, l'abbiamo fatto anche precedentemente su un'altra Golf R, abbiamo tenuto l'impianto di serie, perché questa vettura esce già con un ottimo impianto a livello di dimensionamento di disco, ha una pinza a due pompanti di dimensioni generose e un disco sportivo veramente enorme, quantomeno sull'anteriore. Quello che pecca un pochino è la mescola delle pastiglie di serie, che devo dire, ovviamente essendo di serie, non hanno messo una pastiglia particolarmente performante. Quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo sostituito la mescola delle pastiglie andando a utilizzare la ABC con la mescola blu, che è uno step successivo alla mescola gialla. Siamo già al limite dello sportivo stradale, non serve metterle in temperatura, ma comunque sopportano un grado termico, siamo intorno agli 850-900 gradi, quindi se una macchina come questa deve utilizzare la frenata in maniera consistente, ovviamente c'è bisogno di una pastiglia che non sia quella di serie, perché dopo un po' chiaramente va in fading e viene penalizzato quello che è
il risultato generale, cioè l'utilizzo sportivo, deve essere omogeneo in tutte le sue parti. Si parte dal motore, si mette a posto l'assetto e si mette a posto l'impianto frenante. Dipende sempre il tipo di macchina, dipende sempre il grado di preparazione, lo stage che ci viene richiesto. A volte facciamo delle semplici mappature dove guadagniamo 8, 10, fino a 20 cavalli, non c'è bisogno sostanzialmente di andare a ritoccare la macchina se l'impianto frenante e se l'assetto sono ancora in condizioni efficienti. Altre volte, quando cominciamo a prendere potenze superiori, inevitabilmente, indipendentemente dal fatto che la macchina, questa è una macchina nuova, quando abbiamo tirato giù gli ammortizzatori erano comunque degli ammortizzatori ancora in piena efficienza, però bisogna intervenire con dei componenti più sportivi che ovviamente ne vadano a valorizzare e a rendere maggiormente sicura la vettura. Io penso che, adesso sto tornando in officina, penso di avervi detto tutto per questa Golf R. Se vi piacciono questi video, fatelo sapere nei commenti, che prossimamente su macchine particolari magari vedremo di accontentarvi e di... devo dire che niente male, un po' di scoppi, così svegliamo il vicinato. Per cui dicevo, se avete, vi piacciono questi video dinamici, ce lo fate sapere, e nel momento in cui abbiamo macchine particolari siamo ben felici di farvele vedere. Per qualunque informazione ci potete contattare in sede 0273833175, consultate il sito www.9000giri.it, soprattutto nella parte archivio e elaborazioni, cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per darci una mano a farlo crescere e diffondere sempre di più questa nostra filosofia di modificare e di ottimizzare le macchine, e soprattutto per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! We'll be right back.